Per più di 4 miliardi e mezzo di anni, una serie di eventi eccezionali hanno sconvolto la Terra. Impatti di violenza inaudita, eruzioni colossali e alluvioni catastrofiche ne hanno flagellato senza sosta la superficie. La storia del nostro pianeta per noi è ancora ricca di mistero. La sua evoluzione si presenta come un enigma inspiegabile in cui ogni indizio del passato è stato accuratamente occultato. Alcuni di noi sanno però dove cercare queste tracce rivelatrici. Ora preleverò un campione di lava. Un'operazione rischiosa sia per il calore sprigionato sia per fuoriuscite di gas o lava. L'Oceano Atlantico deve la sua esistenza a un evento geologico verificatosi 135 milioni di anni fa, quando il supercontinente cominciò a dividersi con incredibile rapidità, originando una profonda zona di frattura, poi riempita dalle acque. Queste grotte sono tra le ultime regioni inesplorate della Terra, e ciò le rende ancora più affascinanti. Sono tra l'altro uno dei più complessi e maestosi sistemi di grotte conosciuti. Questa sonda contiene un campione di roccia prelevato a circa 60 metri sotto la superficie e contiene presumibilmente tanti batteri quanti sono gli uomini che popolano la Terra. Mentre si formano nuovi oceani, altri prima sconfinati scompaiono. I continenti vengono sommersi mentre nuove terre emergono dalle acque. Un giorno le grandi catene montuose diventeranno pianure sconfinate. La superficie terrestre è in continua trasformazione e anche l'opera dell'uomo è destinata a scomparire. Ogni anno il nostro pianeta viene colpito da circa 18.000 meteoriti che piombano sulla Terra alla velocità di oltre 100.000 km all'ora. Per lo più sono di piccole dimensioni, ma sono un indizio del passato catastrofico del nostro pianeta. Il geologo Roger Buick è al lavoro nel nord-ovest dell'Australia. Questa condrite è l'oggetto più antico che si possa trovare sulla Terra. Si tratta di un meteorite roccioso che ha vagato nel sistema solare per circa 4 miliardi e mezzo di anni. È proprio dalla fusione di detriti spaziali di questo tipo che la Terra ha avuto origine. Circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, la massa fusa della Terra primordiale si accresceva sotto il continuo bombardamento di giganteschi meteoriti. Ogni impatto faceva sì che nuova materia rocciosa si unisse a quella preesistente, aumentando la massa del pianeta. Il calore generato da questi urti tremendi portò la superficie terrestre a temperature elevatissime. Un oceano ininterrotto di roccia fusa, profondo più di 150 chilometri, ricopriva il globo. La radioattività interna generò un ulteriore aumento di temperatura, provocando la fusione del ferro. La Terra si trasformò così in un enorme crogiuolo. Il ferro meteoritico cominciò a precipitare verso il centro del pianeta, trainato dalla forza di gravità. Un ammasso di ferro fuso del diametro di un chilometro impiegherebbe circa un milione di anni per raggiungere il centro della Terra, un lasso di tempo insignificante nella vita del nostro pianeta. Si stavano formando i vari strati della Terra, aventi al centro una sfera di ferro circondata da un mantello di roccia fusa. Sulla superficie vi era una crosta sottile che iniziava a fratturarsi sotto le scosse delle correnti di lava sottostanti. Queste sono le zolle tettoniche, i grandi settori in cui è suddivisa la crosta. Si muovono senza sosta sulla superficie del pianeta, generando nuovi punti di frattura o di frizione. Nel punto in cui due zolle si stanno allontanando, la lava fusa sottostante sale in superficie e raffreddandosi forma nuova crosta.
Quando invece due zolle convergono, uno dei due margini di collisione viene sopraffatto e sprofonda nella massa fusa. Lungo queste zone, dette di subduzione, si hanno le eruzioni vulcaniche. Poco tempo dopo la sua cruenta nascita, la Terra subì l'impatto più devastante che ci sia dato immaginare. Un asteroide vagante, più grande di Marte, colpì la Terra con una tale violenza da scagliare nello spazio gran parte della sua superficie. I frammenti furono attratti fra loro dalle forze gravitazionali e formarono una protoluna che si ingrossò rapidamente raccogliendo i detriti in orbita intorno alla Terra. Modelli virtuali ci suggeriscono che i frammenti dell'esplosione impiegarono un anno a formare la nostra Luna. Secondo il professor Michael Rampino, questa storia rispecchia quella della neonata Terra. Il Clark Telescope a Flagstaff, in Arizona, venne utilizzato per scattare foto alla Luna durante la preparazione delle 6 missioni Apollo. Orientiamo il telescopio verso la Luna. Poi facciamo dei piccoli aggiustamenti. La densità dei crateri lunari venne calcolata basandosi su fotografie scattate da questo telescopio. E alcune di queste regioni furono persino visitate dagli astronauti. Il più grande cratere lunare, il Mare Ibrium, ha un diametro di oltre 1000 chilometri e fu prodotto dall'impatto di un corpo celeste di oltre 100 chilometri di diametro. Questo bacino roccioso è circondato da una catena montuosa che si innalza per oltre 8000 metri. Gli astronauti prelevarono alcuni campioni di roccia che rivelarono come queste montagne fossero composte dai detriti del tremendo impatto. Studi effettuati sui campioni lunari hanno suggerito che questi impatti potrebbero aver avuto un ruolo decisivo nella formazione dei pianeti di tipo terrestre. La datazione radiometrica delle rocce ha mostrato inoltre che la Luna subì un incessante bombardamento durato per 500 milioni di anni dalla sua formazione. Circa 4 miliardi di anni fa, entro l'orbita di Marte, erano rimasti pochi asteroidi e le collisioni meteoritiche diminuirono drasticamente. Fu allora che terminò il processo di formazione dei pianeti. 3 miliardi e mezzo di anni fa, la Terra cominciò a raffreddarsi in superficie, mentre enormi quantità di vapore acqueo e sostanze acide venivano eruttate da vulcani giganti. Come conseguenza, l'atmosfera raggiunse livelli di pressione 100 volte superiori a quelli attuali. Col tempo, rocce di origine lavica e distese di cenere gialla formarono un unico desolante paesaggio che l'erosione delle acque avrebbe poi variamente scolpito. L'umidità era tale che la superficie era costellata di pozze d'acqua, troppo piccole però per formare mari, fiumi o oceani. Inoltre, nell'atmosfera non vi era ossigeno e su questo luogo inospitale non esisteva alcuna forma di vita. Secondo una recente teoria, furono le comete a portare sulla Terra, sotto forma di ghiaccio, la quantità d'acqua necessaria a dar vita agli oceani primordiali. Oggi, ogni 3 secondi circa, una cometa di 20 tonnellate colpisce l'atmosfera terrestre. Nel giro di 20.000 anni, questi impatti provocheranno un aumento medio di quasi 3 centimetri delle acque di superficie. Quando l'atmosfera fu satura, iniziarono le piogge. Nel corso di questa tempesta interminabile si susseguirono le inondazioni più formidabili che il pianeta abbia mai subito.
Alla fine, le acque formarono un unico ininterrotto oceano che sommerse gran parte della superficie. È a questo punto che si ritiene che abbia avuto inizio la vita. L'eco della nascita può essere udita ancora oggi. I nostri antenati più remoti, le creature più resistenti mai apparse sulla Terra, sono sopravvissuti mutati per miliardi di anni, proliferando nella roccia solida. Trivellando a grandi profondità presso le Idaho Falls, il microbiologo Tallis Anstott spera di incontrarne i discendenti. La cosa ancora più straordinaria è che all'interno di questa barra cilindrica abbiamo una porzione di roccia che contiene tanti batteri quanti sono gli uomini che popolano la Terra. Questi batteri vivono a temperature vicino a quella di ebollizione dell'acqua e a pressioni 100 volte superiori a quella atmosferica in una densa soluzione salina fortemente basica che contiene bolle di gas estremamente tossici. Proliferando in ambienti così ostili alla vita, questi ceppi hanno preso il nome di estremofili, cioè amanti delle condizioni estreme. Gli estremofili sono stati i primi organismi viventi sulla Terra e le impronte fossili rimaste impresse sulle rocce più antiche del pianeta indicano che questi tipi di microorganismi devono esistere da 3 miliardi e 700 milioni di anni. Per essere sicuri di non contaminarli, i ricercatori manipolano i campioni dentro celle usando dei guanti. Le estremità dei cilindri di roccia vengono eliminate perché potrebbero essere state contaminate da altre forme di vita. Per le nostre ricerche sfruttiamo solo la parte più interna di roccia perché l'involucro esterno è stato contaminato dagli strumenti usati per l'estrazione. I singoli campioni sono messi in una pressa dove vengono finemente sminuzzati. Poi la polvere viene estratta e si dà vita a una coltura di batteri. Questi sono gli antenati comuni a ogni forma di vita sulla Terra, una colonia di estremofili. Osservando come migliaia di microbi riescono a sopravvivere centinaia di metri sottoterra, alcuni scienziati non escludono che creature extraterrestri altrettanto piccole possano nascondersi nel sottosuolo di altri pianeti apparentemente sterili. La vita iniziò a proliferare in maniera simile in un altro ambiente estremamente inospitale della Terra primordiale. L'acqua che scaturiva da spaccature della crosta poste sul fondale oceanico deve essere stata un'ottima nutrice per gli estremofili. A circa 3.000 metri di profondità si trovano le grandi dorsali oceaniche. In queste zone la crosta è molto sottile e il calore proveniente dal centro della Terra scalda l'acqua che fuoriesce attraverso delle fumarole subacquee. Diverse comunità di microorganismi prosperano in queste regioni ricche di sostanze nutritizie e a loro volta sostengono una grande varietà di bizzarre forme di vita che si sono adattate alle pressioni elevatissime dei fondali. La vita qui prolifera grazie al calore emesso dal mantello appena pochi chilometri più sotto. Le dorsali non rappresentano solo le fucine della vita primordiale, ma sono anche fabbriche di terraferma. Infatti, nel punto in cui le zolle tettoniche che formano i fondali oceanici si allontanano le une dalle altre, emerge nuova lava creando nuovi vulcani. Nel 1963 tutti poterono osservare questo fenomeno. Circa 1 miliardo di metri quadrati di lava fuoriuscirono al largo delle coste dell'Islanda formando l'isola di Surtsey. La nuova terra emerse in pochi giorni, proprio come le isole vulcaniche della terra primordiale. Col tempo, le terre emerse si moltiplicarono fino a formare i primi continenti. Alcuni indizi di come si verificarono questi fenomeni sono stati rinvenuti nelle montagne rocciose in Canada.
I continenti poggiano sull'involucro esterno della Terra, la litosfera, composta da numerosi strati di roccia che arrivano fino a circa 100 km di profondità. La sua struttura, nonostante le trivellazioni, è per lo più sconosciuta. Un team di 700 scienziati sta esplorando questo territorio misterioso nel tentativo di capire come la crosta terrestre si sia accresciuta nel tempo. Rilevatori di onde d'urto, i cosiddetti geofoni, vengono piazzati in modo da coprire una zona sufficientemente ampia. Si tratta del più grande esperimento di esplorazione del sottosuolo mai effettuato. Le ricerche nella provincia dello Yukon sono dirette da Charlie Rhodes. Le rocce sedimentarie non presentano punti di discontinuità tra gli strati più antichi e quelli più recenti, e spesso ci imbattiamo nelle stesse formazioni rocciose a diverse profondità. Ma qui la situazione cambia. Le rocce superficiali indicano la presenza di una grande piattaforma calcarea, ma le rocce delle aree confinanti non fanno parte dello stesso ammasso continentale e devono quindi avere diversa origine. Questi canyon presentano le pieghe e le curve che si formarono quando le rocce vennero spinte contro l'antico continente. Noi qui vediamo solo la parte superficiale. Per saperne di più è necessario arrivare agli strati più profondi, dove rocce antichissime vengono spinte sempre più in basso. Per generare le onde d'urto nella crosta vengono utilizzati quasi 100 kg di esplosivo. In questi buchi posizioneremo tre geofoni, in modo da misurare l'onda sismica di ritorno secondo le tre direzioni nello spazio. Abbiamo un geofono verticale che misurerà la componente verticale dell'onda in arrivo. Abbiamo poi un geofono nord-sud che rileverà la componente nord-sud dell'onda entrante. E infine il geofono che misurerà la componente est-ovest dell'onda sismica. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Le onde d'urto si propagano nel sottosuolo finché non si scontrano con qualcosa di molto più duro delle rocce soprastanti. Le onde vengono riflesse e portano così le loro preziose informazioni ai geofoni. Una attenta analisi dei risultati rivela che sotto le montagne rocciose si trovano i resti di antiche isole vulcaniche. Nel corso degli ultimi 200 milioni di anni, centinaia di queste isole vulcaniche si sono inserite nel continente americano. Esse formano gran parte della terraferma ad ovest delle montagne rocciose e si estendono complessivamente dal Messico all'Alaska. Sono una prova di come si formarono i primi continenti, una traccia che non è però in grado di rivelarci quando questo avvenne. La risposta a questo quesito ci arriva dall'Australia, dove Roger Buick, mentre conduceva delle ricerche minerarie, ha scoperto un pezzo di roccia appartenente alle prime terre emerse, miracolosamente scampato ai continui cicli di rinnovamento della crosta terrestre. La striatura verticale risale a 3 miliardi e 600 milioni di anni fa e ci fornisce la data della formazione delle prime masse continentali. Poco lontano, nei più recenti depositi sedimentari del Carigini, si trovano gli indizi per chiarire un altro capitolo della storia del nostro pianeta. Fu qui, infatti, che la vita iniziò a interagire con la terraferma. Il colore di questi luoghi è davvero stupefacente per me. Per centinaia di chilometri in ogni direzione, le rocce presentano un colore rosso o rosso-bruno. La loro colorazione è dovuta a questo minerale, l'ematite, un ossido di ferro molto diffuso sulla Terra.
Questi giacimenti si formarono quando il ferro disciolto nell'oceano si combinò con l'ossigeno e precipitò sotto forma di ossido di ferro, accumulandosi in grandi quantità sui fondali. All'inizio l'atmosfera era priva di ossigeno, e così gli oceani. Queste rocce, pertanto, testimoniano di un periodo intermedio, in cui l'ossigeno era presente negli strati più superficiali degli oceani, ma non nell'aria. C'è un'enorme quantità di ossido qui, e l'ossigeno richiesto per produrlo poteva provenire solo da una sorgente biologica, da organismi viventi, che lo rilasciavano come bioprodotto del loro processo di fotosintesi. Dopo 2 miliardi di anni, l'ossigeno si era combinato con tutto il ferro disciolto nell'oceano e poté quindi sfuggire nell'atmosfera sotto forma di gas, rendendo l'aria respirabile. Procedendo nell'entroterra australiano, Roger Buick ha trovato tracce di antichissimi organismi fotosintetici. Il luogo del ritrovamento è tenuto prudentemente segreto. Ho fatto un lungo balzo all'indietro nel tempo, all'epoca in cui la Terra aveva circa 1 miliardo di anni, e mi sono imbattuto in queste rocce sedimentarie, i cui strati assomigliano a delle rughe piuttosto irregolari. Queste strutture vengono chiamate stromatoliti e furono create da microorganismi filamentosi in grado di trattenere granellini di sabbia e fango. Erano probabilmente organismi fotosintetici. Infatti gli straterelli si spessiscono in questa zona e competono gli uni con gli altri per ricevere la luce del sole. Questi stromatoliti sono di straordinaria importanza, non solo perché risalgono a ben 3 miliardi e 450 milioni di anni fa, ma anche perché ci forniscono preziose informazioni sull'ambiente in cui vivevano. Un po' più indietro troviamo delle margherite di gesso, cioè cristalli di solfato di calcio che hanno prodotto forme stellate. Queste si generano quando l'acqua di mare evapora da una pozza poco profonda. Producendo ossigeno, gli stromatoliti cambiarono per sempre il nostro pianeta. Questi minuscoli batteri furono i primi organismi viventi a costituire delle colonie. Le strutture rocciose da loro create sopravvivono ancora intatte in Australia. Gli stromatoliti crescono solo se sono immersi nell'acqua, per cui è possibile vederli solo quando la marea è molto bassa. Questi si formarono circa 5.000 anni fa, quando il livello del mare era più alto di 1 metro. La comunità di batteri che li creò scomparve quando il livello delle acque cominciò a scendere, mentre il sedimento si trasformò in un ammasso calcareo. La vita, diffondendosi rapidamente, iniziò a modellare la superficie del pianeta. Nello Utah, il paziente lavoro di erosione del fiume San Juan ha riportato alla luce, in uno scenario memorabile, i gusci di milioni di creature marine. Reliquie di un mondo perduto, dove mari caldi e poco profondi lambivano le coste dell'antico supercontinente Pangea. Milioni di anni fa, il Colorado Plateau era un deserto equatoriale di Pangea, il supercontinente che si estendeva ininterrotto dal polo sud al polo nord. Milioni di anni fa, l'intera regione subì un cambiamento radicale. L'erosione iniziò a scolpire l'altipiano, asportando strato dopo strato le rocce più tenere. Le forze tettoniche che innalzavano la terra comprimendola si trovarono coinvolte in un'eterna battaglia con le forze erosive che tendevano a spianarla. Si modellarono così fantastici paesaggi. Strati di granito di origine vulcanica, un tempo ricoperti da una piattaforma calcarea spessa oltre 1,5 chilometri, videro per la prima volta la luce del sole. La roccia sedimentaria, più tenera, venne infatti raschiata dall'erosione, scoprendo il profilo irregolare del compatto scheletro igneo delle colline emergenti.
I fiumi e le piogge scavarono tenacemente gli strati di roccia solida, creando profondi canyon. L'acqua, infatti, è in grado di disciogliere il calcare che forma i sedimenti, scolpendo col tempo interi paesaggi. Un giorno, in un futuro incredibilmente remoto, l'Antelope Slot Canyon sarà largo e profondo quanto l'attuale Grand Canyon. Le spettacolari colonne, i picchi e le alture, dette mesa, che si innalzano fino a 300 metri sulla piana sottostante, sono il risultato di milioni di anni di battaglie geologiche. Ma anche queste reliquie sono destinate a scomparire. Nulla può sfuggire all'erosione. Le forze tettoniche innalzano nuovi paesaggi, ma il vento, la pioggia e la gravità alla fine livellano ogni cosa. Scolpendo la superficie, spianando le più alte montagne e le gole più profonde, la natura trova il suo equilibrio. Alla fine cancellerà ogni traccia delle strutture che la Terra crea. Duecento milioni di anni fa, il supercontinente Pangea cominciò a dividersi in due tronconi. Il processo richiese 65 milioni di anni. Due continenti a noi ben noti si formarono in seguito a un altro cataclisma che colpì la metà australe di ciò che rimaneva di Pangea. Nelle foreste pluviali del Sud America si trova uno degli scenari più sbalorditivi del nostro pianeta. Uno stupendo paesaggio che deve la sua esistenza proprio a questo violento capitolo della storia terrestre. Qui il professor Michael Rampino spera di trovare nuove tracce di questa catastrofe. Le cascate dell'Iguazú, al confine tra Argentina e Brasile, sono le più spettacolari al mondo. Non solo per lo scenario meraviglioso, un salto di 80 metri che si estende per oltre un chilometro e mezzo, ma anche per la ricchezza geologica del luogo. Le rocce che formano le cascate sono il prodotto di una catastrofe planetaria avvenuta 135 milioni di anni fa. Le prove sono qui, in queste rocce. Questo è basalto, una roccia vulcanica molto dura. Il colore rosso è dovuto all'ossidazione del ferro presente nella roccia. Ci troviamo ai piedi di un muro di lava basaltica spesso più di 30 metri, uno dei tanti in questa zona. Presi tutti insieme, formano una montagna di lava solidificata alta più di un chilometro e mezzo. Le cascate, infatti, sono formate da una serie di gradini, ognuno dei quali è costituito da un blocco di basalto. Provate a immaginare eruzioni così imponenti da produrre fiumi di lava che fuoriescono da spaccature della crosta sparse un po' ovunque e che alla fine ricoprono un territorio più esteso della Francia, qualcosa come 650.000 km quadrati di superficie. Inoltre si verificò la fuoriuscita nell'atmosfera di enormi quantità di solfuri con la conseguente formazione di acido solforico. I solfuri, riflettendo la luce solare, provocarono un abbassamento della temperatura del pianeta, mentre le piogge acide distrussero la vegetazione. Questa catastrofe avvenne alla fine del Giurassico, quando si verificò l'estinzione di molte specie. Ma queste rocce sono la testimonianza di un cataclisma di proporzioni ancora più grandi. E questa è la prova che mi serve. Dall'altra parte della Terra, al di là dell'Oceano Atlantico, si trova il più antico deserto del mondo.
Le sue distese infuocate occupano gran parte dello stato sudafricano della Namibia. Ho percorso 6.500 chilometri e le rocce sono ancora le stesse. Sono composte di basalto e sono vecchie di 135 milioni di anni. Quando furono eruttate sotto forma di fiumi di lava lunghi centinaia di chilometri, Sud America e Africa formavano un unico supercontinente. L'oceano Atlantico, che ora separa Africa e Sud America, deve la sua esistenza a questo disastro geologico che squarciò la regione australe di Pangea. Il supercontinente era un ammasso roccioso composto più o meno dall'odierna Africa, dal Sud America, l'India, l'Antartide e infine l'Australia. La frattura iniziò in questo punto e si allungò fino a dare luogo a due continenti separati, il Sud America e l'Africa. Date le sue proporzioni, il processo si concluse in pochissimo tempo. La terraferma si aprì da nord a sud alla velocità di quasi 3 centimetri all'anno e dalla spaccatura fuoriuscirono lava e fiamme. Il tutto durò appena 5 milioni di anni, una sciocchezza in termini geologici. La prova più lampante di questo evento sta nel fatto che le coste atlantiche di Sud America e Africa corrispondono alla perfezione e si trovano esattamente equidistanti dalla dorsale medio-atlantica, il motore subacqueo che le allontana l'una dall'altra. Simili sconvolgimenti comportano la morte di molte specie viventi. Finora abbiamo le prove di 5 estinzioni di massa, delle quali la più famosa e tuttora una delle più misteriose rimane quella dei dinosauri. La soluzione del mistero si trova in India. 65 milioni di anni fa, quando l'India era un'isola in viaggio verso l'Asia, si formarono i suggestivi paesaggi di basalto del Deccan. Una grande spaccatura della crosta eruttò quasi 1,5 milioni di chilometri quadrati di lava, un oceano le cui onde solidificate si elevano oggi fino a quasi 3.000 metri sopra la terra che sommersero. Alcuni scienziati ritengono che questa intensa attività vulcanica abbia spazzato via i dinosauri. Michael Rampino pensa che la causa sia di origine extraterrestre. Questo è il meteorite ferroso Oba, in Namibia. È il più grande che sia mai stato ritrovato sulla Terra e, come la maggior parte dei meteoriti, contiene l'elemento raro iridio. L'iridio è la prova concreta che fu un grande impatto a causare la scomparsa dei dinosauri. L'iridio è relativamente abbondante nelle vicinanze dei crateri di impatto, mentre è molto raro in qualsiasi altra zona, circa 10.000 volte più raro. Queste elevate concentrazioni sono state ritrovate in rocce sedimentarie di tutto il mondo e risalgono alla data significativa di 65 milioni di anni fa. Recentemente, al largo della penisola dello Yucatan, in Messico, è stato individuato un cratere largo circa 180 chilometri. Anch'esso è stato fatto risalire a 65 milioni di anni fa e sarebbe stato provocato da un micidiale proiettile cosmico di oltre 15 chilometri di diametro. La violenza dell'urto fu pari a quella che si avrebbe moltiplicando per 1000 l'esplosione dell'intero nostro arsenale nucleare. Una micidiale palla di fuoco investì la superficie per diversi chilometri dal punto d'impatto, causando incendi spaventosi che durarono per mesi. Ma l'impatto ebbe altri effetti ancora più catastrofici. L'energia sprigionata dall'urto causò onde sismiche che si irradiarono dal punto di collisione in Messico fino a concentrarsi sulla parte opposta del globo, nell'Oceano Indiano. A quel tempo, agli antipodi si trovava l'India e Rampino ritiene che le violente eruzioni vulcaniche che crearono i basalti del Deccan furono scatenate dall'impatto di quel meteorite. Milioni di tonnellate di polveri e ceneri si diffusero nell'atmosfera, avvolgendo il pianeta nell'oscurità. Dopo che la superficie si fu raffreddata, l'azoto, lo zolfo e l'ossigeno presenti nell'atmosfera reagirono tra loro formando piogge acide. Il 75% di tutti gli organismi viventi perirono e quando i cieli finalmente si aprirono, i dinosauri erano scomparsi.
Circa 45 milioni di anni fa, l'India portò a termine il suo lungo viaggio verso l'Eurasia. Lo scontro non generò né vincitori né vinti. Le rocce erano troppo riluttanti a essere spinte indietro verso la massa fusa sottostante. Alla Terra, compressa da forze inarrestabili, non rimase quindi che un'unica via di fuga, il cielo. Le grandi catene montuose dell'Himalaya si alzarono sino a 8.000 metri dal livello del mare, mentre la piattaforma indiana penetrava per 1.600 chilometri all'interno dell'Eurasia. In questo periodo la Terra si raffreddò notevolmente. Abbiamo le prove che ci siano state molte glaciazioni nel corso della storia terrestre. Tra quelle più severe, forse l'ultima risale proprio a 45 milioni di anni fa. Una teoria sostiene che ebbe luogo a causa della formazione della catena himalayana. Questo sconvolgimento tettonico comportò il sollevamento del fondale oceanico. Grandi quantità di calcare furono così esposte alle forze erosive dell'atmosfera. Il calcare, combinandosi con l'acqua piovana e con l'anidride carbonica nell'aria, rimosse dall'atmosfera milioni di tonnellate di questo gas, fondamentale nel trattenere il calore del sole sulla Terra. Si attenuò di conseguenza l'effetto serra e la temperatura del pianeta diminuì. I poli furono ricoperti da uno strato di ghiaccio spesso oltre 3 chilometri. Alle estremità delle vaste distese glaciali, immensi ghiacciai si spostavano al ritmo di 3 metri al giorno e nessun ostacolo poteva fermare il loro cammino. Con l'avanzare dei ghiacci, una maggiore quantità di luce solare venne riflessa nello spazio, raffreddando ulteriormente la superficie terrestre. Durante il periodo di massima espansione, il ghiaccio raggiunse un volume complessivo pari a 3 volte quello attuale. Il livello degli oceani, in conseguenza di ciò, scese di circa 130 metri. L'isola caraibica di Gran Bahama porta i segni inequivocabili di questo cambiamento drammatico. Partendo da queste tracce, la microbiologa Steffi Schwabe ha formulato una teoria convincente. In mezzo a una palude piena di zanzare, ben nascosto tra un fitto intrico di mangrovie, si trova l'improbabile ingresso a un lontano mondo misterioso. Queste caverne ci raccontano una storia molto antica che parla di variazioni del livello degli oceani e dell'alternarsi delle ere glaciali e interglaciali. Sono grotte particolarmente affascinanti per me, perché sono uno degli ultimi luoghi inesplorati sulla Terra e formano una rete estesissima tra le più grandi del mondo. Dall'ingresso ci siamo ora spostati all'interno della caverna principale, dove possiamo vedere la tipica cavità celeste. Sul fondale, nel mezzo di queste cattedrali sommerse, si trova sempre una grande pila di rocce. Sono le stesse che rivestivano la cavità e che collassano quando il livello dell'acqua si abbassa, cessando di sostenere il soffitto. Ora sto nuotando in quella che è chiamata l'area di miscelazione, cioè il punto dove l'acqua dolce si mescola a quella salata, causando il classico luccichio. In questa zona l'acqua aggredisce maggiormente la parete. Infatti la roccia qui sembra avere la consistenza di un formaggio tenero. Normalmente il calcare non viene via sfiorandolo con le dita. Ci vorrebbero un martello da roccia e uno scalpello.
Questo ci dice che la corrosione va avanti da diverse centinaia di migliaia di anni. Ma sappiamo anche che l'acqua non è stata sempre presente in queste caverne. Se ci inoltriamo ancora un po', infatti, troviamo degli escrementi di pipistrello fossilizzati. E visto che i pipistrelli non sono mai stati abili nuotatori, ciò conferma che le caverne in passato dovevano essere rimaste all'asciutto per un periodo abbastanza lungo da consentire a questi resti di fossilizzarsi. Un'ulteriore conferma ci viene da questo terriccio proveniente dal deserto del Sahara. Alcune delle particelle sollevate dalle frequenti tempeste di sabbia furono raccolte nella stratosfera e occasionalmente arrivarono fin qui. Ma ciò può essere accaduto solo quando le grotte erano asciutte. La conferma decisiva alla mia teoria, secondo cui queste caverne sono state asciutte in passato, viene però da questi meravigliosi giardini di stalattiti e stalagmiti. Queste protuberanze si sono formate durante le ere glaciali, nel giro di alcune centinaia di migliaia di anni. Quando una glaciazione ha inizio, il livello degli oceani si abbassa. Le caverne si prosciugano e piove molto più del normale nelle regioni tropicali del globo. L'acqua piovana che filtra attraverso il soffitto della grotta discioglie un po' del calcare che la ricopre e si cristallizza, goccia dopo goccia, formando queste spettacolari concrezioni calcaree. Le glaciazioni hanno cambiato a tal punto l'aspetto del territorio che a volte è difficile riconoscerne l'opera grandiosa. Nello stato di Washington, là dove si snoda il Grand Coulee Canyon, si possono ammirare le Channeled Scablands, per anni oggetto di studio di generazioni di scienziati. Il geologo Richard Waite è l'ultimo ad aver raccolto la sfida. Questa roccia faceva chiaramente parte della piattaforma di basalto che forma questo immenso paesaggio, ma come potete vedere, possiede una striatura orizzontale, mentre il basalto si stratifica verticalmente. In altre parole, questa roccia è stata spostata. La roccia non può essere semplicemente rotolata lungo il pendio, è troppo distante, e inoltre c'è un avvallamento nel mezzo. Potrebbe essere stata trascinata dai ghiacciai, anche se in realtà ci troviamo oltre il limite glaciale. Proviamo allora a osservare bene il paesaggio. Questa gola ha pareti di basalto, una delle rocce più dure, e termina ai piedi di una scarpata alta circa 130 metri. Dall'alto sembra l'impronta di un cavallo gigantesco. A parte l'acqua, naturalmente, ricordo un po' le cascate del Niagara, ma queste pareti di roccia sono alte il doppio e tre volte più estese. Eppure si tratta solo di una piccola parte di una struttura geologica molto più vasta. Waite ha fatto sue le ricerche iniziate nel 1923 dal geologo J. Harlan Bretz. Bretz fu il primo a sostenere che l'intero paesaggio non è altro che il letto di un fiume gigantesco che si formò quando circa 8.000 km quadrati dell'altipiano della Columbia furono spazzati via. Nessuno gli credette, ma Bretz era convinto che un'enorme inondazione potesse aver causato un disastro di simili proporzioni. Una massa d'acqua inimmaginabile si rovesciò sul territorio, cambiandolo per sempre. Persino la cima delle Rupi fu sommersa da almeno 30 metri d'acqua. Avvicinandoci con l'aereo alla cima della cateratta, possiamo renderci conto della sua enormità. La scarpata si estende per diversi chilometri, senza interruzione, formando una parete di basalto lunga circa 28 chilometri. Il basalto è una delle rocce più dure al mondo, resistente all'erosione del vento e della pioggia. Perciò queste pareti possono essere state scavate solo da un enorme corso d'acqua.
Uno dopo l'altro, questi grandi pilastri di lava solidificata vennero strappati alla roccia dalla furia del fiume, allargando così la cateratta. Alla fine, la teoria di Bretz venne universalmente accettata. Ma rimaneva ancora un mistero da svelare, e cioè da dove fosse arrivata una massa d'acqua tale da spazzare via un intero altipiano. Circa 160 km più a est, il geologo Joseph T. Pardee ha scoperto un enorme lago glaciale, il lago Missoula. Si tratta di un bacino d'acqua dolce della capacità di circa 2200 km cubi, che equivalgono a tutto l'odierno lago Erie più tutto il lago Ontario. Il lago era stato formato da un'enorme diga di ghiaccio che aveva sbarrato il corso del fiume Clark, facendo innalzare il livello delle sue acque di quasi 700 metri. Nessuna prova, però, collegava il lago Missoula alle Channeled Scablands. Nel 1939, Pardee scoprì una serie di enormi increspature nel terreno, come quelle che si formano sulla spiaggia. Le dune distavano tra loro decine di metri, erano alte più di 3 metri ed erano composte di ghiaia. Questa scoperta indicava chiaramente che una grande alluvione aveva colpito la zona. Il gigantesco muro di ghiaccio che conteneva le acque del lago Missoula a un certo punto cedette. L'elevatissima pressione causata da una colonna d'acqua alta circa 600 metri riuscì ad aprire una crepa alla base della parete. Le fredde acque del lago fuoriuscirono e le conseguenze furono catastrofiche. In breve tempo il ghiaccio venne spazzato via e l'intero bacino si svuotò, causando un'alluvione devastante. Questa inondazione fu pari a 10 volte la portata di tutti i fiumi della terra messi insieme e finì dritta dritta sulle Channeled Scablands di Bretz. Secondo alcuni scienziati, questa apocalisse, da sola, non è sufficiente a spiegare un'erosione di tali proporzioni. Essi obiettano che un solo urto, per quanto violento, non avrebbe potuto scavare così profondamente la terra per ben 26 chilometri. L'unica spiegazione plausibile è che le alluvioni si siano ripetute nel tempo. La conferma a questa ipotesi fu trovata a circa 320 chilometri di distanza nella Walla Walla Valley, dove nel 1926 una strana alluvione aveva generato un canyon profondo 30 metri, scoprendo numerosi strati di limo. White ne dedusse che quest'area era stata investita dalle acque del lago Missoula. Tutti questi gradoni hanno la stessa struttura di sedimentazione. Ogni banda, partendo dal basso verso l'alto, presenta uno strato di pietrisco, poi un intermedio di sabbia e infine uno di limo. E ciò vale per tutte le bande di sedimentazione. Questa striscia bianca è uno strato di cenere che proviene dal Mount St. Helens, come hanno rivelato accurate analisi chimiche e mineralogiche. La datazione con il carbonio 14 ci ha detto che la cenere risale a circa 15.000 anni fa. Abbiamo così scoperto l'età corrispondente a questo livello. La cenere poté depositarsi solo al termine dell'inondazione. Eppure è ricoperta da numerosi strati di sedimenti, 39 in tutto. Questa è la conferma definitiva che le Scablands furono sommerse più volte nel corso della glaciazione e che ogni alluvione fu parimenti devastante. Dopo ogni inondazione, l'enorme parete di ghiaccio riprendeva a crescere, intrappolando nuovamente le acque del lago Missoula fino all'inondazione successiva. Questo fenomeno ciclico si ripeté finché non ebbe termine la glaciazione. L'alternarsi di periodi glaciali e interglaciali dipende dalla distanza della Terra dal Sole. L'orbita terrestre subisce delle variazioni ogni 100.000 anni. Questo ha spinto gli scienziati a domandarsi se le catastrofi e le estinzioni di massa che ciclicamente hanno colpito la Terra abbiano un'origine extraterrestre. Le estinzioni di massa e i cataclismi che le causano sembrano seguire una periodicità di 30 milioni di anni, un indizio molto importante per stabilire la causa di questi eventi.
In Africa o in qualsiasi altro posto dove sia possibile avere una notte stellata come questa, è il cielo stesso a suggerirci la causa delle grandi catastrofi geologiche. Il nostro sistema solare è in continuo movimento attorno al centro di una galassia chiamata Via Lattea. Ogni 30 milioni di anni il nostro Sole attraversa la parte più densa del disco galattico. Quando ciò accade, alcune comete possono modificare la loro orbita intorno al sistema solare ed entrare in rotta di collisione con la Terra. L'ultima grande estinzione di massa avvenne 35 milioni di anni fa e ora la Terra si trova nella parte più densa del disco galattico. Quindi anche noi potremmo essere prossimi all'estinzione. I grandi sconvolgimenti della crosta terrestre hanno provocato la morte di migliaia di specie, ma hanno anche prodotto l'ambiente ideale per l'evoluzione dell'uomo. L'aria è respirabile, i mari relativamente caldi, il clima mite e il ghiaccio è intrappolato ai poli. Ma questa tregua geologica potrebbe finire da un momento all'altro. La specie umana si è diffusa quasi in ogni parte del globo. Per questo quasi tutte le catastrofi naturali si traducono in tragedie. Le forze che modellano il nostro pianeta spesso non sono né prevedibili né arginabili e rimangono una spada di Damocle posta sulle nostre teste. I nostri antenati credevano che i vulcani fossero le porte dell'inferno. La scienza ha esorcizzato solo in parte queste paure ancestrali, perché noi viviamo ancora in un mondo governato da forze che non possiamo controllare. La crosta terrestre avvolge una massa fusa in perenne agitazione, un enorme serbatoio di energia in grado di formare nuovi continenti, innalzare grandi catene montuose o far scomparire gli oceani. L'umanità ha appena iniziato a comprendere i meccanismi che regolano il verificarsi di questi eventi. Lo studio della geologia ci è utile per imparare a convivere con le forze che plasmano la Terra, ma per noi forse è già troppo tardi. La tregua geologica tra l'uomo e il nostro inquieto pianeta potrebbe infatti finire presto. Nel 79 d.C., Pompei, una fiorente città dell'impero romano, venne sommersa da una colata piroclastica proveniente dal Vesuvio. L'improvvisa esplosione non lasciò scampo alla popolazione. Dei 20.000 abitanti di Pompei, pochissimi riuscirono a salvarsi. Quasi 2.000 anni più tardi, lo stesso destino rischia di colpire i residenti a Montserrat, una piccola isola dei Caraibi. Nel giugno del 1995, dopo un riposo durato 400 anni, il vulcano di Soufrière si è risvegliato minacciosamente. L'eruzione ha causato la morte di 19 persone e ha reso inabitabile metà dell'isola. Una bellissima oasi verdeggiante fu ridotta in un deserto di cenere. Diversi scienziati stanno studiando l'evolversi della situazione. Stiamo sorvolando le alture di Soufrière e il vulcano si trova giusto davanti a noi. Si vede in quella valle il cosiddetto cratere inglese. È quel grande anfiteatro roccioso laggiù. La pressione che si genera sotto il tetto solidificato fa fuoriuscire il magma, che è estremamente viscoso, e quindi si accumula continuamente formando questa grande struttura a cupola. È eccezionalmente caldo e molto esplosivo,
E sono questi blocchi che sovrastano il sentiero, che solitamente franano e innescano le colate piroclastiche. Mark Davis non si limita a monitorare l'attività del vulcano dall'elicottero. Sa che quanto sta facendo è estremamente pericoloso, perché il vulcano potrebbe eruttare nuovamente in qualsiasi momento. Ormai siamo abbastanza vicini alla cupola e infatti il calore sta aumentando. È un posto decisamente poco accogliente. Le crepe si sono allargate di 6 centimetri negli ultimi 3 giorni. Sarà bene tenerle d'occhio. Una colata piroclastica assomiglia molto ad una valanga, a parte il fatto che ci sono circa 800 gradi di differenza. Talvolta trascina con sé blocchi di roccia grandi come case e contiene molti gas tossici. Normalmente raggiunge la velocità di 80 metri al secondo, ma può scendere anche molto più rapidamente. A piedi o in macchina non si ha scampo. Spesso l'unico modo per sfuggirle è l'elicottero. Se si viene investiti da una colata piroclastica, si può morire schiacciati da una roccia, soffocati o bruciati dal calore. In ogni caso, una prospettiva non proprio fantastica. Questa era l'isola di Montserrat prima della catastrofe. 13 chilometri di paradiso, con colline verdeggianti, spiagge dorate e piccole fattorie che prosperavano ai piedi delle montagne. I centri abitati erano abbelliti da numerose reliquie del passato coloniale, di cui non è rimasto più nulla. La cenere cade dal cielo come grandine e a volte continua per un'intera giornata, diffondendo calore e odore di zolfo bruciato fino a un chilometro di distanza. Il sole viene oscurato e il cielo di mezzogiorno appare buio come di notte. Non rimane che mettersi al riparo. Plymouth, la capitale, era un porto fiorente prima di essere investita dalla colata piroclastica. Gli abitanti hanno avuto il tempo di mettersi in salvo, ma la città sta lentamente scomparendo sotto le continue colate e le inesorabili piogge di cenere. Un vulcano può starsene quieto per secoli, finché la pressione all'interno non diventa troppo grande. A quel punto esplode. Gli abitanti di Montserrat vogliono sapere se il vulcano erutterà ancora e se mai si fermerà definitivamente. Gli scienziati sanno che prima di ogni eruzione si registrano delle scosse sismiche, per cui stanno in ascolto 24 ore su 24. Questo è il centro operativo dell'osservatorio del vulcano, il centro di raccolta di tutte le informazioni che lo riguardano. In un certo senso è un sistema un po' antiquato. Le scosse vengono registrate in vari punti del vulcano e le informazioni sono inviate qui, dove vengono trascritte da queste penne. In questo modo la scossa può essere visualizzata. Un complesso meccanismo aziona il pennino che si muove avanti e indietro. Più violenta è la scossa, più ampio è il movimento del pennino sulla carta. Ma questa tecnica non è rigorosa, non prevede con assoluta precisione se e quando il vulcano esploderà. Gli abitanti dell'isola non si sentono al sicuro e continuano a rifugiarsi sulle isole vicine. Per questo la popolazione sta diminuendo drasticamente. Chi non può andarsene conduce una vita precaria nei campi di emergenza. Le famiglie si disperdono, i giovani non hanno prospettive per il futuro e i vecchi ricordano il passato con nostalgia.
Nel mondo, una persona su 10 vive vicino a un vulcano attivo. In certi casi anche per scelta, poiché il terreno vulcanico è fertile. Ma la gente di Montserrat forse non potrà mai più ritornare alle proprie case e alla propria vita. In realtà, gli scienziati sanno bene che non è possibile predire con esattezza l'attività di un vulcano e per il momento bisogna rassegnarsi a convivere con l'incertezza. Se l'eruzione si fermasse domani, il vulcano rimarrebbe comunque instabile e pericoloso. Questa situazione potrebbe durare per 5 anni, oppure nel giro di un anno gli abitanti potrebbero tornare tranquillamente alle loro case. Non possiamo saperlo con certezza. Il disastro di Montserrat è stato causato da qualcosa che accadde oltre 4 miliardi di anni fa, quando la crosta terrestre si divise in sezioni gigantesche, le zolle tettoniche, piattaforme erranti che modellano senza sosta la superficie. La crosta che si forma sulla lava quando inizia a raffreddarsi può essere paragonata alle zolle tettoniche, con la differenza che queste misurano migliaia di chilometri. Sono 9 in tutto, ed è proprio alle loro estremità che si generano le catastrofi. Montserrat si trova esattamente al confine tra la zolla nordamericana e quella caraibica. Nel punto in cui due zolle si scontrano, si ha la creazione di nuovi paesaggi. Gli oceani si fanno da parte e le montagne si innalzano incontrastate nel cielo. Cinquanta milioni di anni fa, la piattaforma indiana e quella asiatica erano sul punto di scontrarsi sotto un oceano agonizzante. L'incredibile pressione portò i fondali dell'oceano sul tetto del mondo. La catena dell'Himalaya raggruppa le montagne più alte del pianeta. L'intera regione fu innalzata dal livello del mare a oltre 8.000 metri di quota in meno di 30 milioni di anni. La conferma di questo evento è stata trovata studiando le rocce himalayane. Le prove di questo innalzamento sono assolutamente evidenti alle pendici dell'Everest e dello Tse. La famosa banda gialla trasversale è in realtà calcare marino che si formò sul fondale oceanico. 50 milioni di anni fa, le rocce di queste vette, ora innevate, si trovavano in fondo agli oceani. Simili indizi li abbiamo riscontrati anche in Tibet, dove abbiamo trovato questi fossili di ammonite, una creatura marina finita suo malgrado a 4.000 metri di quota. Queste scoperte ci confermano che le forze che muovono i continenti sono in grado di elevare il fondale di un oceano fino a farlo diventare il tetto del mondo. Questo è l'unico luogo della Terra in cui due piattaforme continentali si sono urtate su così larga scala, ma lo scontro non ha ancora avuto termine. L'Everest, infatti, sta ancora crescendo. Non posso certo percepirlo stando in piedi su una roccia himalayana, ma le mie ricerche, condotte per conto dell'Università del Colorado, grazie ad una rete di stazioni GPS, hanno rivelato che la Terra sotto i miei piedi si sta alzando al ritmo di 10 mm l'anno e che si sta muovendo verso nord di circa 15 mm all'anno. Misurazioni del genere sono possibili grazie a questi fantastici ricevitori che utilizzano 4 satelliti orbitanti nel cielo proprio sopra di me in modo da ottenere una semplice triangolazione. Le loro misurazioni sono precise al millimetro in orizzontale e poco di meno in verticale. Ogni anno possiamo tornare qui e misurare lo spostamento di questo punto delle montagne e monitorare così il movimento della piattaforma continentale a cui sono ancorati questi picchi. Rebecca Bendick e i suoi colleghi hanno anche scoperto un'area collinosa, 16 chilometri più a sud delle grandi vette himalayane, che sta crescendo ancora più velocemente delle montagne. La scoperta è stata fatta osservando i torrenti impetuosi che percorrono queste valli.
corso di questo fiume è il frutto di due forze contrapposte. Quella geologica che lo spinge verso l'alto e quella erosiva delle acque verso il basso. In realtà è più semplice pensare che il fiume mantiene una distanza invariata rispetto al livello del mare, nonostante la terra attorno al suo letto continui a salire. Il fiume, in pratica, erodendo la roccia sottostante, rimane ad un'altezza costante. In alcuni punti, però, l'azione erosiva delle acque non riesce a controbilanciare l'innalzarsi del territorio, che perde così la sua omogeneità. Il risultato di questo sbilanciamento sono le rapide. Stiamo cercando i punti in cui il fiume raggiunge la sua massima pendenza, dove cioè l'innalzamento del terreno è stato più rapido dell'erosione dell'acqua. Grazie alle stazioni GPS possiamo misurare ogni anno il sollevamento delle rocce e calcolare così il tasso di crescita annuale. Questa zona si sta innalzando più velocemente delle vette dell'Himalaya e un giorno il letto di questo fiume sarà più alto dell'Everest. Certo, a volte si corrono dei rischi, ma direi che ne vale la pena, perché le informazioni che riusciamo ad ottenere sono straordinarie. I dati riguardanti lo spostamento del suolo potrebbero essere vitali per i circa 100 milioni di persone che vivono nella regione himalayana. È ormai da molto tempo, infatti, che in questa zona è atteso un terremoto di grande violenza dopo circa 700 anni di quiete. Le ricerche hanno messo in luce come la convergenza tra le zolle cinese e indiana, di circa 60 mm l'anno, stia producendo enormi tensioni che prima o poi dovranno scaricarsi. L'unica speranza è che le stazioni GPS, in funzione 24 ore su 24, annuncino con sufficiente anticipo il disastro imminente. Il fatto più importante è capire come la convergenza delle zolle è distribuita lungo le faglie. Se la pressione generata si accumula tutta su una sola faglia, lungo un'unica linea sottile, allora le scosse tenderanno ad essere più violente e più frequenti. Se invece la tensione viene scaricata in diversi punti, un po' come in una fisarmonica, allora ci si può aspettare che le faglie smottino meno violentemente e più raramente. I terremoti sono una minaccia continua per la gente, ma sono utili agli scienziati. Le onde sismiche sono infatti come sonar. Registrando il loro viaggio nelle viscere della Terra, è possibile farsi un'idea di luoghi remoti e altrimenti inesplorabili. Le onde attraversano la crosta terrestre, la superficie che riveste il pianeta e che in alcuni punti ci separa dal mantello sottostante di appena 6 chilometri. Qui la temperatura è di 3000 gradi centigradi e le rocce sono parzialmente fuse. Dopo circa 4500 chilometri nel cuore della Terra, la temperatura raggiunge i 7000 gradi centigradi. Questo è il motore primo, il reattore nucleare che dà vita al nostro pianeta. Il magma, salendo per convezione verso la superficie, si raffredda. Il calore disperso aumenta la pressione e la fluidità del magma circostante, che si apre un passaggio tra le rocce, allontanando tra loro le zolle soprastanti. Fino a poco tempo fa, nessuno scienziato aveva mai potuto osservare gli effetti di questo fenomeno invisibili nelle profondità dell'oceano. Ma ora anche gli abissi ci rivelano i loro segreti. Alvin è stato il primo sommergibile in grado di raggiungere questo territorio inesplorato. Una delle prime esplorazioni fu effettuata nel Pacifico orientale, in una zona collegata al sistema delle dorsali oceaniche. Qui ci si aspettava di vedere la Terra all'opera. La realtà superò ogni immaginazione.
Grazie a questo lavoro sperimentale, scienziati di tutto il mondo sono in grado di studiare l'attività geologica presente sotto la crosta. Lindsay Parson lavora al centro oceanografico di Southampton. Queste immagini del fondale oceanico sono davvero stupefacenti. Sono state catturate a circa 3.000 metri di profondità, all'interno di una fossa oceanica. Stiamo osservando sistemi idrotermali in cui l'acqua viene risucchiata all'interno del fondale, riscaldata dal magma sottostante ed espulsa di nuovo nell'oceano. Dissolvendosi nell'acqua circostante, rilascia una gran quantità di minerali e composti chimici. Per questo le fumarole subacquee che si formano di conseguenza sono caratterizzate da getti di colore nero e intenso. La pressione è di quasi una tonnellata per centimetro quadrato e l'acqua viene surriscaldata a più di 700 gradi centigradi. È altamente acida, ricca di acido solfidrico e di metalli pesanti. Ogni 30 milioni di anni, l'equivalente dell'intero volume degli oceani filtra attraverso le aperture sul fondale. I campioni prelevati mostrano che le rocce della dorsale oceanica sono le più giovani sulla Terra e vengono continuamente rimpiazzate. Ma è stata fatta una scoperta ancor più sorprendente. Anche in un luogo così inospitale, la vita è riuscita a farsi largo e oggi le fumarole sono calde oasi grazie alle quali specie a noi familiari, come gamberi e molluschi, prosperano accanto a forme più bizzarre come vermi tubulari lunghi 2 metri o strani pesci. Il metabolismo di gran parte di queste forme di vita non dipende dalla luce, ma dai composti chimici provenienti dalle fumarole. In altre parole, gli organismi che abitano la dorsale oceanica sono chemiosintetici piuttosto che fotosintetici. Lontano dal sole e dall'aria, queste creature si sono evolute in una nicchia isolata e separata dal resto della biosfera, riuscendo a superare indenni tutte le catastrofi geologiche che hanno portato all'estinzione di numerose specie in superficie. Forse, quando anche noi ci saremo estinti, saranno loro ad ereditare la Terra. In questi luoghi, gli scienziati possono anche osservare lo straordinario processo di formazione del fondale marino. Questi sistemi idrotermali sono disseminati lungo la dorsale medio-oceanica, punto in cui le zolle tettoniche si allontanano tra loro, permettendo alla roccia fusa di emergere dalle viscere della terra. In questo modo si formano nuovi fondali, che come sappiamo sono le zone più giovani della crosta. Le dorsali oceaniche sono le fabbriche in cui viene forgiata la nuova crosta. Nuovo magma emerge in continuazione, rimuovendo dal fondo la vecchia lava ormai fredda. Ogni anno viene prodotta abbastanza lava da sommergere New York sotto 30 metri di roccia. La costante pressione del magma fuso è paragonabile a una leva inserita tra le zolle confinanti che agisce senza sosta allontanandole tra loro. Per comprendere il sistema nel suo complesso è necessaria un'accurata mappatura. Attraverso l'osservazione diretta è possibile calcolare la velocità di formazione del fondale e quella di spostamento delle zolle. Un sonar è trainato sul fondo dell'oceano. Le informazioni che raccoglie vengono elaborate da un computer che crea un primo fotomontaggio. Da questo si possono poi ricavare mappe tridimensionali del fondale marino. Ciò che ne emerge è un mosaico di grandi valli e fosse profonde in mezzo alle quali si eleva una catena di vulcani lunga oltre 60.000 chilometri e alta fino a 9, che disegna la superficie del globo con percorsi simili alle cuciture di una palla da baseball. La ricerca oceanografica è difficile e costosa, ma c'è un'area che sembra sia stata progettata apposta per essere un laboratorio geologico. Questa regione è l'Islanda, il tetto della dorsale medio-atlantica. Qui la crosta viene progressivamente lacerata e la spaccatura si trova esattamente nel punto in cui le zolle si stanno allontanando alla velocità di oltre 2 cm all'anno. L'Islanda si trova proprio nel mezzo.
La terra viene modellata continuamente da eruzioni e lacerazioni. La lava, fuoriuscendo dalle spaccature, forma barriere verticali e nuove piattaforme rocciose, proprio come avviene sui fondali oceanici. I geyser e le pozze di fango ribollente sono le valvole di sfogo del calore e della pressione presenti appena sotto la superficie. I ghiacciai avanzano e lo spettro di una nuova era glaciale minaccia la Terra. Ghiaccio e fuoco formano una miscela mortale. Nel 1996 parte della dorsale oceanica eruttò sotto la calotta di ghiaccio. Il calore sciolse rapidamente 30 metri di ghiaccio soprastanti, formando una profonda gola. L'acqua defluì verso un lago subglaciale che alla fine straripò. La catastrofica inondazione che seguì sommerse circa 25 km quadrati di terraferma. In questa circostanza il disastro non fece nessuna vittima, ma in Islanda il sottosuolo è sempre una grave minaccia per l'uomo. Le eruzioni vulcaniche del Krafla ebbero inizio nel 1975 e durarono 9 anni. Furono espulsi circa 35 km quadrati di basalto e in alcuni punti la terraferma si espanse anche di 9 metri. Nel 1973 la cittadina di Aimei fu quasi interamente sepolta dall'eruzione di un vulcano risvegliatosi dopo un sonno di 5.000 anni. Dopo 5 mesi la lava e la cenere avevano distrutto 300 case, cambiato l'aspetto della baia e aggiunto circa 2 km quadrati di terraferma. A vivere in un laboratorio naturale si è sotto una minaccia costante. Ma se nella grande fabbrica della dorsale oceanica viene creata continuamente nuova crosta, perché il mondo non si sta espandendo di pari passo? La ragione è dovuta al fenomeno della subduzione, il grande processo di riciclaggio che è in atto dalla nascita della Terra e che causa la maggior parte dei terremoti e delle eruzioni. Le zone di subduzione sono la tomba dei fondali oceanici più vecchi e più densi. Lo scontro con le zolle continentali più leggere li ha spinti verso il mantello sottostante. Qui fondono nelle viscere incandescenti della Terra. Le zolle in realtà non scompaiono in silenzio. Il letto oceanico più vecchio trascina l'acqua all'interno del mantello dove entra a contatto col magma. Quando la pressione diventa troppo elevata, la miscela esplode, provocando un'eruzione vulcanica. La maggior parte dei vulcani si trova in zone di subduzione, ma ci sono delle eccezioni. Il monte Kilauea si trova sulla grande isola di Hawaii, che fa parte di una catena di isole nel mezzo dell'Oceano Pacifico, a migliaia di chilometri da qualsiasi zona di subduzione. L'intera catena è formata da vulcani i cui fiumi di lava e fiamme fluiscono in ebollizione a temperature di 2.000 gradi.
Ma che cosa provoca queste formidabili eruzioni quando non si verificano scontri tra due zolle tettoniche? I vulcanologi ci forniscono una spiegazione. La lava che zampilla e fluisce alle mie spalle è la manifestazione di un'anomalia termica, detta anche punto caldo, che è proprio sotto i miei piedi. Il vulcano Kilauea, su cui ci troviamo, si trova all'estremità sud-est di una catena lunga 6.000 chilometri, composta da colline sottomarine e isole vulcaniche. Questo complesso si è formato quando la zolla del Pacifico si è spostata in direzione nord-ovest alla velocità di 9 o 10 centimetri all'anno. Il processo dura da circa 80 milioni di anni. Man mano che la piattaforma oceanica si muove al di sopra di questo punto caldo, si verificano nuove eruzioni che portano alla formazione di nuove isole vulcaniche in direzione sud-est. Il punto caldo ha reso Kilauea la montagna più alta del mondo, oltre 9.000 metri dalla sua base posta sul fondale oceanico, più alta persino dell'Everest. È anche una delle più studiate, ma non è sempre così facile raccogliere campioni di lava. A volte bisogna cercare di prenderli mentre fuoriescono dalla crosta. Carl va spesso a pescare in uno stagno come questo. Capita che debba spingersi pericolosamente vicino alla lava, che potrebbe infatti schizzare fuori inaspettatamente, lasciando Carl senza via di scampo. Dietro di me c'è una pozza di lava che è emersa da una spaccatura alla mia sinistra. Come potete vedere, la lava tende a schizzare fuori e a straripare i bordi. Con il martello cercherò di prelevare un campione di lava fusa. Farà estremamente caldo e dovremo stare attenti ai gas e alle improvvise fuoriuscite di lava. Vedremo come va a finire. Carl sta rischiando la vita, ma finché gli scienziati non saranno in grado di prevedere le eruzioni, i vulcani continueranno a essere una grave minaccia. Porteremo questo campione all'osservatorio geologico e lo prepareremo per le analisi chimiche. La composizione del basalto havaiano è unica se paragonata ai depositi vulcanici vicino alle zone di subduzione o alle dorsali oceaniche. Vedremo cosa ci diranno i risultati. Le variazioni, anche minime, nella composizione chimica della lava possono essere utili indizi per prevedere l'attività futura del vulcano. A Maui, l'isola successiva nella catena, alcuni scienziati della NASA si apprestano ad una lunga notte di lavoro. Si preparano a lanciare un raggio laser verso un satellite in orbita sopra di loro allo scopo di rilevare, con errore pari a un centimetro, lo spostamento dell'isola attraverso l'oceano. Devono essere sicuri che nessun aeroplano sorvoli la zona, perché un pilota potrebbe rimanere accecato dal laser. Se i loro calcoli riguardo allo spostamento dell'isola sono esatti, il raggio laser verrà riflesso esattamente nello stesso punto da cui è partito. Ok, you'll be clear to fire. We're at 21 going down. Il raggio squarcia la notte come un lampo e torna a riflettersi proprio sulla loro posizione. 22 anni di calcoli confermano che Maui e la zolla del Pacifico si muovono in direzione nord-ovest alla velocità di ben 6 cm all'anno. Ciò conferma senza ombra di dubbio che la crosta terrestre è in continuo movimento. Secondo la teoria tettonica, i vulcani delle Hawaii dovrebbero progressivamente invecchiare ed erodersi man mano che si allontanano dal punto caldo, ed è proprio ciò che stanno facendo. Un giorno le feroci fauci del Kilauea saranno silenti e fredde come quelle di questi coni spenti. Ma il loro erede sta già per emergere dalle acque. Mentre un'isola scompare, un'altra sta già per nascere.
Ora il punto caldo si sta muovendo sotto l'isola di Lui, una collina sottomarina a sud della grande isola di Hawaii, ancora sommersa da circa 1000 metri di acqua. Ci vorranno forse altri 100.000 anni prima che Lui emerga in superficie. Ma il punto caldo ha anche degli effetti secondari. La pressione dovuta al magma che continua ad emergere dal sottosuolo sta aprendo un'enorme crepa che si estende per tutta la lunghezza dell'isola. È profonda quasi 30 metri e si allarga di circa 8 centimetri all'anno. Prima o poi l'intero fianco della montagna collasserà nell'oceano, generando un'onda gigantesca che in poche ore si propagherà verso la costa ovest delle Americhe, causando spaventose inondazioni. Noi non possiamo prevedere né evitare queste catastrofi. La fragile tregua tra l'uomo e la terra potrebbe essere interrotta in ogni momento. I terremoti sono il rabbioso lamento delle zolle tettoniche alla deriva sulla superficie terrestre. Solo nel XX secolo, più di 1,5 milioni di persone sono state uccise da terremoti, i cui epicentri si trovano di solito lungo le faglie, dove si scontrano le zolle. Ma gli scienziati non possono anticiparci quando simili catastrofi avranno luogo, possono solo spiegarci il perché. Se non ci fossero le faglie, non si verificherebbero i terremoti. In questo momento mi trovo sopra la più famosa faglia, quella di San Andrea, che si estende dal Messico fino all'Oregon. Questo è uno dei pochi posti al mondo dove si può tenere un piede su una zolla tettonica e uno su un'altra. In altre parole, questa parte di territorio è attaccata a New York e all'Islanda, e quest'altra alle Hawaii e al Giappone. Le faglie sono molto pericolose, ma sono anche utili valvole geologiche di sfogo. La faglia è una zona dove due zolle scorrono l'una sull'altra. Se lo scorrimento è continuo e progressivo, non si generano terremoti. Se invece è a scatti, si verificano le scosse sismiche. In questa parte della faglia, le zolle non riescono a scivolare, mentre dovrebbero muoversi di 5 centimetri all'anno. L'ultimo terremoto si ebbe 100 anni fa. Da allora la faglia sta immagazzinando nuova energia potenziale. Più lunga sarà l'attesa, più violente saranno le scosse. Più a nord, le zolle stanno scivolando senza intoppi l'una sull'altra. La deformazione subita da questo steccato ne è una prova evidente. Ci troviamo sulla faglia di San Andrea, a sud di San Francisco, in una zona particolarmente interessante. Il terremoto del 1906 produsse una spaccatura che attraversò questo campo e raggiunse l'altro lato della strada, fino a questo steccato che però venne costruito più tardi. Se ne desume che da allora la faglia ha continuato a spostarsi. Ma cerchiamo di capire meglio cosa sta accadendo. Come si può vedere, la strada presenta crepe un po' dappertutto. Sono proprio curioso di sapere cosa ha rilevato l'apparecchio che ho posizionato in mezzo al campo. Andiamo a vedere. Si tratta di uno strumento in grado di misurare lo scorrimento delle zolle lungo la faglia, lo spostamento che ha danneggiato questo steccato. È formato da una barra che è fissata all'altro lato della faglia, attraversa il campo e giunge fino a qui, dove è collegata a un computer. Devo stare attento perché a volte ci sono dei serpenti qui sotto. Questa volta no, per fortuna. Ci sono soltanto vedove nere e formiche. Dunque,
Questo computer è al lavoro da un anno. In questo periodo ha registrato minuto per minuto anche i più piccoli movimenti della faglia. Diamo allora un'occhiata a questi preziosi dati. Sembra che anche quest'anno abbiamo avuto uno spostamento di 7 mm come gli altri anni, distribuito però in un arco di tempo molto breve. Come si può vedere da questi dati, la faglia è rimasta bloccata per gran parte dell'anno, fino alla metà di settembre, quando improvvisamente è scivolata di 5 mm in un paio d'ore. L'attività media annuale delle zolle si è concentrata nell'arco di pochi giorni, poi la situazione si è ristabilizzata. Uno spostamento così piccolo coinvolge in realtà milioni di tonnellate di roccia, distribuite lungo circa 8 km di faglia. Non è un problema rilevante in questa zona quieta e disabitata, ma molto più a nord il processo di slittamento e i movimenti al di sotto della superficie assumono un'aria molto più sinistra. San Francisco è abitata da 2,5 milioni di persone e si trova sulla faglia di Hayward. Nella sua storia bicentenaria è stata colpita da 3 terremoti devastanti. Ora lo slittamento della faglia sta rallentando e questo è un segnale d'allarme. Ma nessuno è in grado di stabilire quando collasserà. Nel 1989, 67 persone morirono in un terremoto a Loma Prieta, un sobborgo a sud di San Francisco. Nessuno era riuscito a prevederlo. I terremoti sono l'inevitabile conseguenza dell'incessante movimento delle zolle. Noi non possiamo fermarle e non possiamo impedire che generino scosse sismiche. Possiamo però imparare a convivere con i terremoti, per esempio costruendo città più solide. Con l'aumentare della popolazione mondiale, crescono anche i pericoli per l'uomo. Delle oltre 100 città abitate da almeno 2 milioni di persone, più della metà si trovano ai margini di una zolla o in zone già colpite in passato da violente scosse. Los Angeles, tagliata in due dalla faglia che percorre la costa ovest degli Stati Uniti, è la più vulnerabile. Questo tratto di strada vi spiega il perché. In questa zona, la faglia di San Andrea forma una piega che provoca enormi tensioni sulle rocce circostanti, le quali, non potendo scorrere di lato, salgono verso l'alto. Questi movimenti modellano il territorio e formano delle crepe tra le rocce. Molte linee di frattura rimangono nascoste sotto la superficie e vengono chiamate faglie cieche. Sono forse le più pericolose. Scendendo dalle colline si incontra una piana sterminata. Su questo territorio vivono 11 milioni di persone. I geologi ritengono che proprio sotto i grattacieli del centro di Los Angeles si snodi una di queste faglie. Il 17 gennaio 1994, alle 4:24 di mattina, il sobborgo di Northridge fu scosso fino alle fondamenta. Lo smottamento di una faglia cieca, collassata di circa 20 km, causò una delle scosse più violente della storia. L'accelerazione verso il basso provocata dalla scossa superò quella di gravità. Per questo edifici e persone furono scagliati in aria. Alla fine si contarono 61 morti e 9.000 feriti. Furono distrutti palazzi, strade e ponti. I danni ammontarono a 20 miliardi di dollari. Le scosse di assestamento si susseguirono per diversi giorni. Quando un terremoto come quello di Northridge si scatena, generalmente accadono due cose. Le onde sismiche si irradiano per l'intera piana, scuotendo gli edifici ripetutamente e con una certa regolarità. In alcune zone però le scosse si sentono maggiormente, perché le onde sismiche rimbalzano contro le montagne e tornano indietro. Le scosse più violente si hanno dove si accumulano i detriti che l'acqua erode dalle montagne circostanti. Questo bacino, infatti, è ricco di sedimenti saturi di acqua. Quando una miscela di acqua e sabbia subisce delle vibrazioni molto forti, come durante un terremoto, diventa liquida per alcuni minuti, causando il crollo degli edifici soprastanti.
è un fenomeno chiamato liquefazione, imprevedibile e molto pericoloso. Ma c'è un'altra minaccia che incombe su Los Angeles, i monti San Gabriel, che si estendono dalla faglia di San Andrea fino al bacino in cui è situata la grande metropoli. I terremoti che scuotono e crepano le faglie della zona stanno anche spingendo queste montagne verso la città. Qui la faglia è segnata in rosa e le montagne in giallo, e questa è l'ampiezza della loro oscillazione. In un lontano futuro ricopriranno interamente la città. Ma come sarà il futuro dal punto di vista geologico? Quali indizi ci nascondono i monti, i deserti e gli oceani? La storia dell'uomo è così breve che ci risulta difficile pensare che verrà travolto da forze che agiscono nell'arco di milioni di anni. Ancora non ci rendiamo conto che l'evoluzione della Terra è inarrestabile. Siamo stati molto fortunati se pensiamo che la nostra società si è sviluppata in un periodo di relativa quiete geologica. Ma questa situazione non durerà a lungo. Sappiamo infatti che prima o poi ci saranno nuove catastrofi. Giganteschi tsunami, grandi eruzioni vulcaniche, violenti impatti meteoritici. In realtà, noi sopravviviamo solo con il consenso della Terra. Gli asteroidi bombardano la Terra sin dalla sua nascita e sono per noi una costante minaccia. Sappiamo che 200 meteoriti abbastanza grandi da causare devastazioni su tutto il globo sono in rotta di collisione verso la Terra e ce ne potrebbero essere molti altri. Nel 1996 uno ci è mancato per meno di 500.000 chilometri, un'inezia in termini astronomici. Le testimonianze geologiche mostrano che gli impatti meteoritici hanno causato l'estinzione di molte specie. Potremmo sparire anche noi dalla faccia della Terra, come accadde ai dinosauri. Ma ci troviamo di fronte a un altro pericolo, ben più immediato rispetto agli asteroidi. Il ghiaccio è fondamentale per mitigare il clima sulla Terra, ma il costante aumento della temperatura globale ne sta provocando il lento scioglimento. Questo implica l'innalzamento del livello degli oceani. Un aumento di soli 50 centimetri significherebbe la distruzione di molte regioni e città costiere. La crescita degli oceani sarebbe già di per sé una catastrofe per il pianeta, ma questo processo potrebbe anche innescare una catena di reazioni impreviste, tra cui grandi eruzioni vulcaniche. Questa relazione tra il livello degli oceani e l'attività vulcanica ci è nota grazie agli studi sulle ere glaciali, quando il livello delle acque variava di 100 o 200 metri nel giro di poche decine di migliaia di anni. L'ultimo studio di McGuire sull'Etna sembra indicare che più rapidi sono questi cambiamenti, più violente sono le eruzioni. Quando il livello del mare sale nei pressi di vulcani costieri, si ha un effetto interessante. Immaginate che il vulcano poggi su una piattaforma, in questo modo. Vedete allora che il peso di una colonna d'acqua alta 100 metri, piegando il terreno lungo il fianco della montagna, potrebbe provocare tensioni sulle pareti del vulcano tali da far esplodere il magma che si trova al suo interno. In tempi recenti non abbiamo sperimentato la reale portata di una catastrofe vulcanica, ma se la teoria di McGuire è corretta, un evento simile potrebbe verificarsi nel corso della futura era glaciale. Se così fosse, finiremmo stretti in una morsa di ghiaccio e di fuoco. Il sollevarsi degli oceani potrebbe provocare eruzioni vulcaniche. Enormi quantità di solfuri e polveri verrebbero scagliate nell'atmosfera, oscurando il sole e raffreddando la Terra. Si formerebbe nuovo ghiaccio e il livello delle acque si abbasserebbe di nuovo. Ciò potrebbe innescare una nuova ondata di eruzioni vulcaniche e quindi l'afflusso di altro materiale nell'atmosfera.
la Terra si raffredderebbe ulteriormente, sprofondando in un lungo e buio inverno. In alcuni luoghi della Terra, il futuro sembra essere già arrivato. La piccola proprietà mineraria di Kolmanskop, abbandonata solo poche decine di anni fa, è già invasa dalle dune di sabbia e presto verrà completamente sommersa. Dove l'uomo non interviene, erosione e sedimentazione prendono il sopravvento. Il professor Michael Rampino, in base alle ricerche effettuate nel deserto namibiano, sa dove porterà l'evoluzione geologica. Più si guarda avanti, più il futuro si delinea chiaramente. La sabbia di questo fiume namibiano fa parte dell'eterno ciclo di erosione e sedimentazione. Viene trascinata dai fiumi fino alla costa, dove le correnti oceaniche la raccolgono per formare le spiagge della Namibia. In parte, però, si disperde nell'entroterra formando delle dune. I detriti possono formare calcare, essere nuovamente erosi e quindi dare origine a un nuovo ciclo di sedimentazione, da granito a sabbia, poi a calcare e infine di nuovo a sabbia. Questo processo avviene in tempi geologicamente lunghi, ma alla fine tutto ciò che abbiamo realizzato sarà inesorabilmente distrutto. In realtà, il futuro della Terra è già delineato. Nei millenni a venire, i movimenti delle zolle tettoniche daranno vita a nuovi continenti. I fiumi cambieranno il loro corso. Nuovi oceani si formeranno, mentre altri scompariranno. Nuove montagne si alzeranno nel cielo, mentre altre verranno spianate. Ma il nostro Sole sta invecchiando. E tra 5 miliardi di anni rimarrà a corto di energia. La nostra stella collasserà su se stessa, raggiungendo una temperatura di 100 milioni di gradi. Inizierà a espandersi fino a raggiungere Marte, Venere e poi la Terra. I mari e l'atmosfera evaporeranno e la Terra diventerà una palla incandescente. Poi le reazioni di fusione nucleare cesseranno e il Sole si spegnerà. Sarà la fine anche per il nostro meraviglioso pianeta.